Questa è la Serie B-Win. Amici appassionati di Serie B, un cordiale buon pomeriggio da Flavio Suardi. Immagini che vi giungono dallo stadio Guido Biondi di Lanciano, dove fra pochi istanti i padroni di casa guidati da Carmine Gautieri affronteranno il Cesena per la 17esima giornata della Serie B Win. Gara che inizia in questo momento, che con il sinistro prova a far correre Gessa, buono il controllo, area di rigore, Gessa, Succi, rete! Il vantaggio del Cesena, il gol è buono. Andiamo a rivedere il suggerimento di Gessa per Succi, che anticipa sia il portiere Leali che Almici. Ancora Mammarella, andrà il cross, lo finta, entra in area Mammarella, prova sul secondo palo, non arriva nessuno. Attenzione Succi, solo Leali, non gli si oppone, Succi va a mettere in rete ancora una volta, e dunque è molto cinico qui il Cesena. Mammarella col sinistro, fuori di un niente il calcio di punizione di Mammarella, il Lanciano però è vivo. Il suggerimento sul settore di destra, cross Fofana, rete! Splendido gol di Fofana in mezza rovesciata, davvero bellissima. Cross di Falcone e poi la mezza rovesciata in acrobazia di Fofana, che pesca davvero un gran gol. Attenzione Fofana di testa, alto sopra la traversa. Viene fermato, arriva di dietro Di Cecco, Fofana, il cross, tentativo di cross, alto sopra la traversa. Attenzione a Iori, Succi, rete! Ancora una volta Davide Succi, allo scoccare del 45esimo, il Cesena punisce in maniera incredibile un ottimo Lanciano. Cesena che ora potrebbe essere più tranquillo. I Rossi, calcio di rigore per il Lanciano. La rincorsa di Falcone, il tiro, parata di Belardi, anzi che non controlla, c'è il gol, aveva intuito Belardi, invece il pallone poi è andato a depositarsi in rete, il Lanciano è ancora vivo. Pallone in profondità, c'è un varco, il tiro Belardi, miracolo! Mammarella, adesso prova il cross sul secondo palo, Belardi. Tutti dentro, colpo di testa di Volpe, Belardi non controlla, tiro, rete! Il pareggio del Lanciano con Falcinelli! Il pareggio del Lanciano in pieno recupero! Cross, Volpe di testa, Belardi che non riesce a controllare il pallone, poi dietro la schiena di Comotto sbuca Falcinelli. Finisce qui il fischio di Candussio e dunque 3-3 a Lanciano con la squadra di Gautieri, che riesce a recuperare una partita che sembrava compromessa. 3-3, il Lanciano sale a 14 punti. Per quanto riguarda il Cesena va a 16 punti.